sembra centrale per le, no, devi venire appena per qua. Per le questioni che sono state trattate, c'è proprio il racconto a Lorenzo, e mi sembra centrale proprio quella frase che riassume, proprio sintetizza tutto quello che poi tu hai spiegato in un modo, come dire, ammirabile proprio, cioè questa componente semantica e pragmatica insieme. La frase è: il frutto è il significato. Ora, questo ci sembra una bischerata quasi, parlando pare in mano, però questo vuol dire che se uno, come dire, si approccia ad un libro, a una lettura, bene, secondo quella, questa concezione che penso sia fondata, allora ha come uno scambio dialettico con ciò che il messaggio vuole inviare. Però questo, cioè, non finisce lì. Cioè, come dire, il messaggio è che viene letto, opera una modificazione nel ricevente, e come dire, e quindi il significato, cioè, diventa una sorta di spirale di crescita continua. Secondo me, non so se sei d'accordo, però. Beh. Dunque, un'altra cosa che ho notato, cioè, che questo passaggio continuo in certe figure, specialmente in voci, cioè dalla descrizione dei personaggi, cioè quindi cioè tutte quelle cose che sono state sottolineate in modo mirabile dagli altri due relatori, cioè l'aspetto politico e quello dei caratteri, però cioè, da un punto di vista invece più, direi, sintattico, grammaticale, c'è questo continuo fluire, cioè dalla trama della narrazione alla riflessione sulla narrazione, cioè una specie, a me c'è l'immagine che viene in mente, forse è stupida, è quel disegno di Escher, Galleria di Stampe, cioè dove l'osservatore, cioè della stampa, attraverso, cioè, quel gioco di come dire, cambiamento di struttura grammaticale dello spazio, viene incluso dentro al quadro. Cioè, come dire, cioè, c'è proprio questa torsione, cioè, dello spazio, come lì c'è questa torsione, cioè, dello spazio letterario insieme a quello della riflessione. Poi altre cose che si possono dire, cioè fughe, secondo me ha anche una valenza, per così dire, della, cioè, che si richiama la composizione musicale, cioè, della fuga. Com'è che funziona una fuga? C'è un tema, cioè, poi questo si sviluppa attraverso regole dell'armonia, e come dire, il materiale, cioè, con il quale, cioè, uno inizia, cioè, si ritorge, come dire, e inizia questa azione di contrappunto, il frutto è il significato anche lì. Poi ci sarebbe da dire altre cose, però, cioè, non voglio, come dire, abusare della vostra pazienza.